Esatto. Aumentano gli iscritti e l'Università di San Marino si fa trovare pronta una nuova sede al terzo piano del World Trade Center per ampliare l'offerta di spazi universitari ai ragazzi. 8 aule con la possibilità di accogliere ciascuna dai 30 ai 50 studenti, una sala docenti, un'aula studio e un'aula magna da 100 posti. Sino a non molti mesi fa credo che questo molti l'avrebbero definito un sogno, noi ci abbiamo creduto, con tenacia l'abbiamo perseguito, in 6 mesi abbiamo fatto tutto, acquisito in affitto questo immobile, l'abbiamo ristrutturato, l'abbiamo reso funzionale. Una nuova sede è pronta a gestire un flusso di 250 studenti al giorno. Non solo più spazio, ma anche molta tecnologia, con zone allestite per videoproiezioni, servizi streaming e un'area informatica con 35 computer a disposizione. Presenti anche i rettori Andrisano Angelo Oreste dell'Università di Modena e Reggio Emilia e Monsignor Mauro Contili dell'Uni San Paolo. Credo che la migliore risposta consista nelle iscrizioni che sono aumentate in maniera assolutamente imprevedibile. Quest'anno abbiamo più di 300 immatricolati e nel numero delle persone che sono qui stasera, nella partecipazione che c'è, nella convinzione, nell'entusiasmo degli studenti, dei docenti e del personale. Li ringrazio tutti perché questo è naturalmente merito loro. Non ci fermiamo qui, questo è il nostro motto in questo momento. La nuova sede dell'Ateneo ospiterà i corsi di laurea in ingegneria gestionale, ingegneria civile, costruzioni e gestione del territorio. Presentato anche il polo formativo di Lodi, in cui si terranno 2 nuovi corsi, costruzione e gestione del territorio e ingegneria gestionale. L'ingegneria gestionale è una disciplina abbastanza recente nel panorama dell'ingegneria. Nasce negli anni 70, al momento è attualissima perché gli ingegneri non devono soltanto fare progetti e calcoli, ma devono anche avere delle attitudini economiche, finanziarie e manageriali. In questo si inquadra il nostro corso di laurea. Abbiamo iniziato con la laurea triennale diversi anni fa. Ci sembrava che l'evoluzione naturale fosse la realizzazione di una laurea magistrale fatta in collaborazione con l'Università di Parma, quindi se ne ricava un doppio titolo con valenza sia in Italia che a San Marino. A Parma abbiamo un indirizzo, un'indicazione di ingegneria gestionale che fa riferimento alla cultura tecnologica dell'Emilia-Romagna. Quindi stiamo parlando di una cultura che fa riferimento alla meccanica alimentare, all'alimentare, ai motori in genere. Siamo nella Food Valley e nella Motor Valley. I nostri ingegneri sono orientati per fare controllo di gestione, per fare attività di gestione della produzione, direttori di stabilimento, direttori della logistica. È una figura professionale molto richiesta dalle aziende. Le aziende sono assolutamente di tutti i generi, sia aziende di produzione che aziende di servizi. I nostri studenti laureati dall'Università di Parma, ma anche gli studenti triennali laureati dell'Università di San Marino lavorano in aziende dai mobilifici fino ad aziende meccaniche come la Robopac, che è molto nota, e poi in aziende di servizi. È il primo anno in cui attiviamo il corso di laurea magistrale all'Università di San Marino. Avevamo già un certo numero di studenti laureati triennali che ci richiedevano di proseguire il percorso qui a San Marino. È stata attivata una nuova convenzione con l'Università di Parma
che prevede che gli studenti trascorrano l'ultimo semestre all'Università di Parma. È un doppio scambio, quindi anche gli studenti di Parma possono decidere di fare il percorso sammarinese e trascorrere anche loro un semestre qui da noi. Quindi speriamo che il prossimo anno ci sia questo scambio abbastanza numeroso di studenti che evidentemente a Parma hanno un percorso più sul versante meccanico, mentre gli studenti di Parma che vengono a San Marino hanno un percorso che in questo caso si caratterizza per un'inclinazione sul management e sistemi informativi. Per quanto riguarda il territorio di San Marino, è chiaro che tutte le attività dell'università sono realizzate a servizio del territorio sammarinese e della comunità industriale. Devo dire che i nostri studenti sono già richiesti da alcune aziende sammarinese che ci hanno contattato e sono in attesa dei laureati magistrali in ingegneria gestionale. Al momento, come si usa dire in questo periodo, l'outlook è molto positivo per quanto riguarda ingegneria gestionale in questo territorio. Sono appena iscritto al corso di laurea in ingegneria magistrale, ingegneria gestionale. Dopo essermi laureato alla triennale ho trovato subito lavoro, infatti lo consiglio perché è molto valido come corso di laurea. E niente, dopo aver lavorato un anno, adesso ho deciso di mettermi in questo progetto, di fare la laurea magistrale insieme alla parte lavorativa. In questo momento sto facendo praticamente gli acquisti presso una piccola azienda di automazione industriale nella provincia di Rimini, che vedendo sul mio curriculum, praticamente 2 settimane dopo che mi ero laureato, che ero laureato nella triennale in ingegneria gestionale, hanno creduto in me e in una prima parte del lavoro sono stato la persona che ha implementato il software gestionale e il flusso dei materiali all'interno dell'azienda. Poi successivamente sono passato a guardare l'aspetto degli acquisti. Mi sono iscritta quest'anno al corso di ingegneria gestionale magistrale. Mi sono voluta mettere in gioco perché prediligo le materie, diciamo, di gestione e di organizzazione aziendale. Dopo aver fatto i 3 anni mi sono subito arrivate 2 proposte di lavoro. Il lavoro si trova benissimo, però ho voluto approfondire e continuare, anche perché se poi uno non conclude subito il percorso di studi poi non finisce più, perché quando entri poi nel mondo del lavoro, diciamo che uno è tentato a rimanere. Per me era importante chiudere tutto il percorso. Mi sono specializzata nell'ambito della logistica al lavoro, però forse prediligo di più l'ambito di gestione della produzione. Siccome diciamo che è un'università dai numeri contenuti, c'è un rapporto diretto con i professori. A fine lezione possiamo andare subito a domandare quello di cui abbiamo bisogno senza aspettare poi il ricevimento. Questo è un aspetto molto importante che c'è in questa facoltà. I nostri laureati in magistrale gestionale hanno la possibilità di essere impegnati prevalentemente in aziende di produzione manifatturiera, ma anche in società di servizi, ad esempio ospedali, piuttosto che aziende che si occupano di assicurazione e banche. Quindi hanno sostanzialmente un'opportunità piuttosto vasta. C'è la fortuna in questo momento che non riusciamo a finire il percorso degli studi perché le aziende li portano via prima, nel senso che chiedono un'occupazione agli studenti già alla fine del secondo semestre del secondo anno. Quindi abbiamo una grande richiesta in termini di studenti laureati in ingegneria gestionale. La fortuna di San Marino è di avere una numerosità della classe non eccessiva, quindi stiamo attorno alla numerosità ancora intorno ai 20-25 persone per classe, quindi c'è la possibilità di seguire più attentamente gli studenti. Le lezioni si svolgono in modo migliore, più attente, più dirette, c'è un rapporto diretto docente-studente rispetto a numerosità di classi intorno alle centinaia di unità in cui questo rapporto viene un po' meno per ovvie ragioni. Questo non è importante, ma io sono sicuro che non ho un il lavoro c'è, il lavoro non manca, la formazione è fondamentale ed è importante, come è importante lo skill e lo spirito che ci mette qualunque persona, studente, maschio o femmina che sia, nell'affrontare e nell'accompagnarsi al mondo del lavoro. Ci saranno i primi mesi in cui
si deve un pochettino spingere e faticare per entrare nel mondo del lavoro, ma non perché non c'è lavoro, ma per farsi distinguere, per farsi riconoscere, la formazione in ingegneria aiuta tantissimo ad aprire moltissime porte. Lo studio va affrontato in modo serio, impegnandosi, perché ha una grande opportunità. Cioè, c'è uno skill e una differenza fondamentale tra un laureato in ingegneria e gli altri laureati.